Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Video veloce, così di getto in base a quello che mi capita magari nelle mail o nell'esperienza lavorativa dei giorni precedenti. Volevo fare il punto su quello che talvolta è un desiderio non subito soddisfatto da parte del paziente. Come sapete, mi occupo in maniera elettiva ormai di terapia ormonale sostitutiva nell'uomo e nella donna, o nella terapia stimolatoria o sostitutiva di tipo bioidentico o di tipo farmacologico. Talvolta l'uomo ipogonadico, e ricordiamo sempre che chi fa questo trattamento ha delle necessità cliniche, nulla si fa per motivi edonistici, o anche la parola anti-aging in Italia non è ancora ben considerata, non è ancora ben interpretata, quindi anche parlarne può diventare complesso. Chiamiamola ormonomodulazione. Ecco, talvolta si fa questo approccio con la terapia ormonale iniettiva quando c'è bisogno, la TRT, con il desiderio di aumentare immediatamente la libido o talvolta addirittura la prestazione sessuale, l'erezione, la forza dell'erezione. Ecco, quello che ho notato, avendo visto ormai numerosi pazienti in questi anni, che sicuramente quando vi sono appunto le basi cliniche, la TRT crea un beneficio psicofisico, metabolico, prestazionale a livello fisico, cognitivo, di concentrazione, una sensazione di benessere legata appunto alla ottimizzazione dei valori ormonali. Cosa di cui l'uomo ha diritto, come ne ha diritto la donna nella perimenopausa, nella menopausa e nella postmenopausa. Stessa cosa, è un diritto acquisito per l'uomo cercare di migliorare il suo assetto ormonale, come si fa per l'insulina, come si fa per gli ormoni tiroidei, quindi anche per il testosterone, vi è la necessità, sempre nei limiti fisiologici, di ottimizzare i nostri valori. Ecco, quello che succede è che, e ho notato, la persona che non ha disturbi della sfera sessuale inizia la TRT, denuncia piacevolmente anche un miglioramento di quella che è, io la chiamo sempre benevola aggressività sessuale, un aumento della libido e un aumento anche delle risposte erettili anche spontanee. La persona che approccia per la TRT, avendo come primo obiettivo, anche giustificato, non lo sto criticando, quello di un miglioramento della prestazione sessuale, quindi anche della risposta erettile e della libido, non sempre vede immediatamente questo tipo di miglioramento. Ma se ci ragioniamo è anche abbastanza intuitivo, perché la disfunzione erettile è se spesso anche un sintomo, un segno di problematiche che non possono essere non solamente legate alla carenza di testosterone, alla carenza di DHT, alla carenza di 17-beta-estradiolo, alla carenza di testosterone libero, ma può essere anche collegata a micro problemi vascolari, dell'endotelio di rivestimento, no? Del sistema dei corpi cavernosi, che può essere non più integro, perché la persona è dismetabolica, perché la persona è un grosso fumatore, è ipertesa, ha un abuso di farmaci antipertensivi. Quindi tutte queste condizioni possono alterare l'integrità dell'endotelio, che poi con la parte finale del sistema vascolare, a livello dei corpi cavernosi, dove vi è la liberazione dell'ossido nitrico, la molecola che induce e mantiene la vasodilatazione e l'erezione. Ci possono essere anche altre cause, anche al di fuori dell'organicità, anche di tipo psicogeno, relazionale, una perdita di autostima. Quindi la risposta erettile, senza poi nominare ciò di cui parliamo spesso, e ne parlano i colleghi, la vitamina D, l'iperomocisteinemia, tutte queste condizioni non possono essere magicamente curate con una terapia ormonale sostitutiva. Ecco che quindi bisogna in effetti sempre ben ponderare quanto può contribuire il miglioramento della propria assetto ormonale, che può darci anche un miglioramento di quella che è anche la programmazione di un percorso nutraceutico, di una dieta, di un percorso sportivo, quindi a questo anche approccio motivazionale. Nello stesso tempo, nella disfunzione erettile andiamo a ricercare le cause vascolari, metaboliche, psicologiche che possono contribuire al problema. Quindi sicuramente a favore della ottimizzazione dei livelli ormonali, non interpretiamola come la bacchetta magica anche a livello di ricomposizione corporea. Se io inizio una TRT ma non mi alleno e non seguo un percorso nutrizionale, non ci saranno trasformazioni. Posso sentirmi meglio, ma quelle trasformazioni che vorremmo per un benessere anche estetico, perché no, si possono avere anche delle ambizioni estetiche nella vita, anzi si dovrebbero avere, è la ricerca di un miglioramento esterno e anche interiore. Sicuramente, ecco, con il sostegno di livelli ormonali normali, medio alti, e la motivazione che ci spinge a seguire anche i sacrifici dello sport e della nutrizione possono dare i loro risultati. Bene,
È stato più che un video, una chiacchierata. Ho esternato qualche pensiero di questi ultimi giorni. Ogni tanto traggo un po' le somme delle esperienze lavorative. Con tutto questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.